I'm sort of standing in the street alone. Collegando, meno male, sto sempre in ansia di rimanere da solo, ma prima o poi rimarrò da solo un giorno, lo so. Allora, come la va ragazzi? Come avete letto dal titolo, oggi creeremo qualcosa di unico che non ho mai fatto, credo. Oddio, sì, forse è bello, l'ho già creata, ma non per questo bellissimo paralume che vi faccio vedere tra poco. Salutiamo tutti immediatamente. Ecco. Ciao Sparkly, ciao Giulietta, bella mia. Poi c'è Vicky, c'è Romina, c'è Giada, ciao Lina, ciao Nieves, hola mia amor. Ciao Susi, ciao Vicky di nuovo, che bella un'altra live, dice Vicky. Ciao Yami Boy, ciao Inma, ciao Vi, ciao Lina Ela, Melina Elchinati, ma ha cambiato nome. Lina ha cambiato nome. Laura, ciao Titania bella, il mondo di Lala, ciao a tutti, ciao Umbi, ciao Romina, ciao Veronica Lacourt, Veronique sei francese, ciao Artemente bella, ragazzi oggi è il compleanno tuo, vero? No? Credo, non mi ricordo, ho letto bene. Ciao Chris, ma che dici, ma dai, mai da solo ti lasciamo, che bello, ma sei siciliano. Kenny Graphic, Art, ciao bello, ciao Nina. Oggi sono tutto cantericcio, la schiena va abbastanza meglio ragazzi, quindi sono felice così. Può andare meglio, può andare meglio sicuramente, però ce la possiamo fare. Il paralume, allora oggi creeremo la nostra bellissima... Oh my god! Hello Nicole, how are you? Hello from snowy New Jersey, USA. I know, here there is a bad weather too. Have you seen my videos with the snow in Naples? After 60 years, it's impossible, I can't believe it. Oh my gosh. Oh, ciao Danny C. Hola Tammy. Hi Tammy. Ciao Lady Daka. Aris, ben ritornata. No, Veronix è Belgio. Ah, Belgio. Ah, dal Belgio, perfetto. Sono felice. I'm really happy you're here. Ok. Andiamo subito a vedere che cosa ho fatto. Cioè, niente praticamente. Ta-dan! Oh, avevo preparato un po' di roba, stavo cercando di ammorbidire questo qui per fare i colori del vestito di Belle. E questo è il paralume, per chi non l'avesse visto. Eccolo qui, che è meraviglioso. Era per sottolineare il concetto, no? Lo so. E niente, quindi qui ci faremo la nostra bella Belle, su questo lato qui. Non so che grandezza verrà, non troppo piccola né troppo grande. Ciao Valeria Kawaii! E stavo cercando di ammorbidire un po' questi colori. Ho preso il Fimo Gold, questo qui, il classico normale, l'oro antico, se non sbaglio si chiama così, e il giallo e il giallo traslucido. Quindi per fare un bel mix, il colore lo voglio così. Poi farò tutto un po' di sfumature, ci metteremo tanti glitter bellissimi, tutti brillantinati, la foglia oro. Se non credo ci riuscirò a metterla adesso insieme a voi, però... Ciao Bianca Maria! A tu! Oggi sto in una macella spazzale, bianca e azzurra, praticamente questo qui è la nuova postazione. Poi ve la farò vedere, appena ho terminato di sistemare la stanzetta vi faccio vedere che cosa ho fatto. Gesticolo troppo. Marti Lapi, mi saluti, ti prego, adoro i tuoi video. Ciao Marti, benvenuta! Mi fa piacere che ti piacciono i miei video. Ah, c'è anche Zio Franco, è tornato, è arrivato. Ciao Yami Boy, che saluto solo Yami Boy oggi. Luigi oggi saluta solamente.
Manca lo zio della chat, esatto. Ah, ciao Federica Poison. Questo posso anche ammorbidirlo dopo, direi. Ma è il momento. Devo pulirmi un attimo, che c'ho il giallo sulle mani. Genio. Nina ha fatto la scoperta del secolo. Al momento ce l'ho lontano, Nina. Ancora non mi sono attrezzato per il fornetto UV qui vicino. Ma lo farò tranquillo. C'ho tanto spazio, come ho detto prima. C'ho 1,50 m per 1,50 m di pura creatività. Umberto assomiglia a un limone? In che senso assomiglia a un limone? Ah, quello! Li pensavo io! No, sono le luci. Luci V. La fotocamera è questa qui di fronte del Mac. E sono le luci queste qui che fanno il tutto. In realtà dovrebbero stare di fronte, ma ho il muro. Però la luce rimbalza su queste qui, mi viene tutto in fronte. Questa qui invece è sempre la stessa solida, avendo comunque cambiato anche il tavolo di lavoro bianco. Poi qui c'è il vetro adesso, quindi posso spostare quanto voglio. Col bianco, ragazzi, è tutto più professionale. Esatto, Yami Boy. Ho lavato le mani abbastanza bene. Cioè, le mani. Mi sono fatto la doccia poco fa. Ma. Sti colori del fimo. Sporcano, che è una bellezza. Allora, che dire, cominciamo subito a lavorare. Prendiamo la nostra bella pallina di rosa. Questo rosa, come l'ho ottenuto? Ho mischiato il Living Doll insieme al fimo translucente per renderlo un po' più pastelloso, più carino, più dolce. Il forno qui si salva dal fimo duro e sbricioloso. Ma non si cuoce, Nina, il calore comunque, un po' di calore, fa giusto un po' di calore, forse quello sarà. Allora, andiamo a scegliere le dimensioni della testa, perché sarà un po' dura. Allora, vediamo un po'. Io penso che la testa vada bene così, in questa dimensione qui. Vediamo un po'. Sì. Il corpo, grande Nina che ha fatto la scoperta del secolo, ragazzi. Cominciamo con i peli della polvere che io odio. Ho le mani tipo rosa. Grazie, sì, è venuto benissimo, ragazzi. È venuto molto, molto bene. Meglio di come mi aspettassi, insomma. Allora, voglio avvicinarvi un po'. Ok. Tu sei un sexy boy, eccola. Ciao, Fimo Batticuore! Ragazzi, io già è una vita che non modello, non so se lo sapete, ma avevo un po' di timore a riprendere a modellare le paste di nuovo. Perché col fatto che devo stare comunque seduto, la schiena mi fa male, ho un po' di timore a iniziare a creare e non finire le cose. Però. Già posso fare. Sì, il fimo blu è tremendo, Lady Dracarys. Ciao Lela! Questa live non te la perdi per nulla al mondo. Mi fa piacerissimo. La cosa che mi fa dannare di più delle doll sono i capelli e i vestiti, perché non sono capace. No, aspetta, il collo, ecco qui. Sembrava un'aliena a un certo punto. L'aliena, bella aliena. Sì, sto dritto. Scusate. Ciao Sabri. Comunque non è facile. Aspettate, forse posso scendere. Un centimetro sarò sceso. Ah, ok, va bene, Fimo Batticuore. Ciao Sabri. Ok. Io non ho mai lavorato sul vetro, quindi per me è una novità. Perché c'è la canzone di Natale, come al solito, spunta sempre fuori. Esatto, altrimenti, bravissima. Sono proprio quelli i colori che per noi sono il male.
Indovina dove sei? Sei a Napoli. Boh, non lo so. Diciamo che non sono famoso per le mie tolle, quindi non vi aspettate troppo. Non sono conosciuto, non è che sono famoso. Prevedo una belle molto slanciata e longilinea. Esatto, infatti ho preso la scrivania più alta e la sedia che si abbassa fino a giù per stare... Infatti ce l'ho vicinissimo, però un po' mi devo abbassare. Ah, brava Giadina! Fimo, guarda, è una settimana che sto a dieta forzata per via perché ho fatto le analisi e non ho un po' di problemi di colesterolo e trigliceridi dovuti sempre ai 2 mesi fatti in casa per lavorare per mia autorità dove ho mangiato cacca e dove si può dire e sono stato sempre seduto, non ho fatto per niente attività fisica, quindi forse vi sembra un po' sciupato o sono le luci alla Barbara Turco, ragazzi, secondo me sono le luci. Che odio, io da poco che ho cominciato a creare non riesco a fare il viso e i capelli del dolore, speriamo di migliorare. Lady Dracarys, guarda, piano piano, io veramente ne faccio pochissime, quindi vai con calma, non ti preoccupare. Tra l'altro devo inventarmi un modo, perché poi passerò da quest'altro lato qui a creare quel film, però per il momento devo stare qui perché devo ancora ingegnare bene le telecamere dove metterle. Perché se mi metto qui mi vedrete così, di lato, e non è tanto bello lo spettacolo. Devo mettere l'altra telecamera portatile, la attaccherò qui di fronte sul pannello. Purtroppo non posso vederti in live, ma di sicuro mi vedrò il video stasera. Grazie, grazie mille, ci vediamo stasera. Allora mi raccomando, lascia il commento se vai via. Vedi, non forse troppo la schiena, riposa spesso e metti qualcosa di caldo dietro quando stai seduto. Sì, l'ho fatto per 1 mese e mezzo, non ce la faccio più, è frustrante. Mamma, io sono il figlio legittimo di Barbara D'Urso, lo dico sempre. Allora, facciamo un attimo i capelli, perché devo fare il marrone, perché devo poggiare, come mi ha insegnato Nina insegna, di mettere una piccola base del colore appunto dei capelli dietro la nuca e la testa, in modo che dopo già ci posso poggiare i capelli, e io non c'ero arrivato. Tutte in por qua, bonjour, hello, hello. Nel frattempo Nina mi scrive su WhatsApp, Nina che stai scrivendo? Sì, è un po' dura sta situazione, eh. Ce la posso fare, vi giuro che ce la posso fare. Ho preso il marrone, sempre col fimo translucente perché ammorbidisce tutto e lo fa diventare più elastico e più resistente. Ciao Made in Fimo! Brava Nieves! Pollici in su, ragazzi! Zio Franco dove sta? Dov'è zio Franco? Se non sbaglio avevo una visita oggi, aveva da fare non so cosa e quindi non è potuto stare qui con noi in live oggi. Infatti ci manca, ragazzi, quando non c'è zio Franco è un mortorio. C'est beau, merci beaucoup. Allora ragazzi, oggi dobbiamo lanciare ogni tanto, mentre lavoro, dobbiamo pur parlare di qualcosa, altrimenti va a finire che ci ammosciamo. Aspettate che abbasso un po' la musica. Quindi avevo pensato a qualche domanda, tipo per esempio nella live di lunedì abbiamo parlato delle paure, dei film di paura che vi hanno fatto più paura, insomma, che vi hanno segnato per la vita. E la maggior parte comunque ha vinto It, il primo film. Saspa, ciao! Non c'è Franco, non c'è zio Franco. Ragazzi, chiamate zio Franco, andate su Facebook, non lo so, contattatelo. De rien. De rien, de rien. Ce la posso fare, ragazzi, anche senza la macchietta della pasta. Ce l'ho la macchietta della pasta, ma non la voglio fare. sì, un bustino non sarebbe male l'idea. Nina, ma che state scrivendo nel gruppo? Nina, mi senti?
Fai un'altra live dove fai un draghetto. Marti, guarda, i draghetti in live è difficile che li creo perché ho notato che più faccio live con i draghetti, più copiano il mio stile. Magari farò un altro tipo di draghetto, però se mi viene in mente, se poi durante la live mi viene un bel draghetto che mi piace e lo voglio far diventare mio, non è più mio perché la gente quando metti una cosa su YouTube pensa subito che sia un tutorial automaticamente. Quindi. Grazie Lady Dracarys, questo è un lavoro di tanti anni, sono 6 anni che creo su Facebook, che appunto mi pubblicizzo, ma su YouTube alla fine sono 2 anni più o meno che ci sto, che assiduamente pubblico un video, 2, 3 video a settimana, prima addirittura ne facevo uno al giorno con le live, una live al giorno, quindi è normale quando sei molto attivo sui social, su Instagram soprattutto. E poi sono tutte bellissime persone, veramente. Poi quando, soprattutto adottano i miei Pandragons, mi fanno impazzire perché poi mi mandano le foto, eccetera, eccetera. Allora, mi sembra che il marroncino sia uscito. Che dite? Eh? Ce l'abbiamo fatta. Bonjour, arrêtez YouTube, je vous laisse au revoir. Au revoir. Questa è arrivata e se n'è andata. Così. Scusate la battuta, ma la dovevo fare. Allora, facciamo uno strato di Fimo. Esatto, Nina, se stai in live e stai scrivendo anche su WhatsApp, esatto. Oh, zio Franco, ragazzi, è arrivato zio Franco, facciamo un applauso. Allora. Non troppo. È un po' troppo di marrone, un po' troppo marrone. Ma io faccio scalpo. Che bello tagliare sul vetro col tagliere, ragazzi. Ora capisco perché Nina c'ha il vetro. Ma ha sempre detto, mettiti il vetro sotto, mettiti il vetro. Zio Franco deve pagare penitenza. No, lasciate stare zio Franchino, ragazzi, ragazzi. C'è sempre, zio Franco c'è sempre, su Facebook, su Instagram. Io ho fatto fare Instagram apposta. Ciao Barbara! Ieri mi sono arrivate le tue creature, dal vivo sono ancora più spettacolari che in foto o video, come le vere opere d'arte. Grazie, grazie, grazie Chris, che bello, sono felicissimo che... Se non sbaglio mi hai mandato la foto, vero? Sono felicissimo che ti piacciono. Dal vivo sì, ovviamente, non ti dico a Minato d'Italia è stato... La gente si era innamorata di Pandragons dal vivo, vederli così è tutto un altro effetto. Ragazzi, farò bello con gli occhi chiusi perché non so se riuscirò a farli aperti. Ma anche perché come nella posa in cui la voglio fare io sta tipo danzando, quindi il vestito sarà un po' al vento. Così. Fimo, prova col vetro. Anche perché poi è facile da pulire, cioè la metti sotto l'acqua, ho preso questo vetro di 40, 38x38, 40x40, insomma, e sotto l'acqua lo lavi via. Comunque sì, sto un po' lontanuccio, raga. Mi devo attrezzare meglio. Mi devo abbassare per forza. O mi metto su uno sgabello dei nani di Biancaneve. Vediamo un po' una cosa. Interessante. Vediamo un'altra lampadina qui che serve per fare luce ai miei draghi d'acqua. Al momento lasciamola così, va? Anzi, mi devo abbassare, non mi sgridate perché devo vedere una cosa che non ci vedo. Il fatto è che anche vedo anche male, quello è il problema. Ecco,
Devo mettermi gli occhiali a tutte le live, per forza. Aspettate che forse c'è poco. Non è proprio a fuoco a fuoco. Ok, adesso sì. Zio Franco è andato a vedere tutta la chat indietro, ragazzi, per salutarvi. È una persona incredibile. Io una tovaglietta di legno ricoperta di una tovaglia plastificata è meglio il vetro? Sì, via, assolutamente. La tovaglia plastificata poi comunque anche per togliere le cose è un po' un bordellino. Secondo me col vetro. Io me la sono cavata con una decina d'euro con questa grandezza, quindi non penso che costi di più. Ne uno io, sono alto 1,15 m, quindi se vuoi tenere questo. Dracarys! Oddio, ho detto Dracarys. Quindi dicevo, devo trovare un tema per questa diretta, insomma, per farvi un po' chiacchierare. Il tema di oggi è la musica, quindi siccome abbiamo parlato di film e telefilm, abbiamo parlato di film l'altra volta, parliamo della musica, ma non di quello che vi piace, di quello che odiate di più. Voglio sapere i cantanti italiani e stranieri che più odiate, che non potete ascoltare una canzone. Farei anche lì, visto che bella era appassionata. Bonnie, non lo so perché. Ciao Bonnie, non ti ho salutato a proposito. Non lo so perché nella versione dove danza, i libri non ce ne sono in realtà, quindi dove danza con la bestia, perché sulla quest'altro lato del paralume vorrei poi realizzare la bestia nella prossima live. Se ci riesco, perché non so proprio, non saprei proprio come fare al momento. Però vorrei farla in uno stile nuovo, insomma, un po' più tipo quella del film, va? Del live action. Le ciglia le metto per ultime perché le vado sempre a distruggere. Ciao Andrew Cortex, sto creando Belle. Leggi il titolo che l'ho scritto anche su. Sì, si sta delineando molto piano piano. La faccio vedere più da vicino, eccola qui. Gli occhietti saranno un po' a tre quarti. Facciamo il nasigno. Sino molto molto all'insù. Così ho rotto il setto nasale, va bene. La nostra bella ricorsa a un intervento di rinoplastica. Allora, i DPG. Allora, G di Alessio anche io, perfetto. La DPG, non so cosa sia, non capisco i ragazzini che li ascoltano. Rap music, vabbè, italiana, vabbè, non si può sentire. Adoro troppo, comunque non sopporto Pausini e D'Alessio. Dai, ragazzi, una Pausini è una poetessa. A me piace. D'Alessio può anche. Vicky Lancio non gli piacciono gli Empire of the Sun. Eros Ramazzotti non piace ad altrimenti. Nella canzone sentite tutte le mie forse ma. Le prime si sono belle, le prime, quelle vecchie. Fermati un istante. Una voce che comunque non è propriamente accademica, perché è tutta nasale. Non è. Però ha la sua particolarità ed è riconoscibilissimo a distanza di anni. Tanto spunta il ciuffo. Ah, sì. Eccolo. Sì, con sbarluccicoso, come dice la dolcissima Giulia di Sparkly Treasure Shops. Allora, mi serve quello più grande per dargli un'altra botta qui al nasino. Ecco qua, il dottor Umberto Rinoplastica ha fatta, fatta. Ah, anche io made in Fimo, quindi.
Se ogni tanto sento qualche voce, non ci fate caso. C'ho il Furby a distanza che non so perché si è bloccato e si sveglia anche se non lo penso. E parte con le chiacchiere sue, poi fa le scorregge e cose varie. Non è tanto bello. Fedez d'Alessio, anche io. Dark Polo Gang, l'ho sentita ma non l'ho ascoltata. Che si chiama? Niente, sei molto simpatica. Però ci sta, se non ti piacciono le mie canzoni. I miei inediti. Tra l'altro, ragazzi, molto presto uscirà il nuovo singolo dell'album che si chiama Ho scelto te. Quindi spero vi piaccia. E ci sarà il video, lo potrete acquistare su tutti gli store, ovviamente. Facciamo le sopracciglia belle, va? Anche bella alle sopracciglia tatuate, ovviamente, ragazzi. Con quale cantante state in fissa? Ecco, adesso volevo fare la fissa del cantante, Nina. Stiamo dicendo quelli più brutti, quelli che non ci piacciono. Ah, faccio una domanda. Arisa vi piace? Vediamo un po'. Vi dirò la mia solo dopo, quando avete risposto un po' di persone. I The Colors sono molto molto bravi, per esempio. Ecco, qua il tatuatore ha sbagliato a tatuare le sopracciglia, le ha fatte troppo vicine. Ok, ci siamo. Allora, vediamo un po'. Ah, verrà bella grande. Vabbè, tanto alla fine, raga, il vestito si piglierà tutto lo spazio. Ok, tipo così. Ciao Ronin! Pensare che io sono cresciuto con i Pooh. Anche io, Federica! Anche io sono cresciuto con i Pooh! Parliamo di... No, io devo parlare di quelli cattivi, quelli non mi piacciono. Chris Unicorn, Ping, Hickname YouTube Bobby. Chris, can you write in English, please? I don't know the Deutsch languages. Sorry. Solo quando canta. Io con Lorde, me lo trovo un capolavoro secondo me. Lorde è bravissima, adorabile e spettacolare. Artisticamente parlando, esteticamente la trovo peggiore con questi capelli lunghi. Invece no, invece no, invece no, ragazzi. L'ha dovuto fare anche per una mossa commerciale, sicuramente. Però invece trovo che sia molto molto bella. Vocalmente ovviamente non c'è niente da dire perché è spettacolare. Eh sì, Nina ha ragione. Infatti non so, ti ho taggato in uno stories con il Furby che cantava sulle note di quella, adoro. Sì, ma poi tolto la sincerità, la canzone del sole buttò strema, però non si poteva sentire. Vabbè, ma quella è stata tutta una mossa commerciale, ragazzi. Alla fine la vera Lisa è uscita fuori dopo. Quella vera, cioè, se ascoltate il CD Amami Tour rimarrete scioccati per la vita, ve lo giuro. Non mi dispiace, Arisa, soprattutto alcune canzoni, anche se è un discorso complesso. Non è una delle mie cantanti preferite, ma ha una bella voce, sì, questo bisogna riconoscerlo. Ich komme aus Deutschland. Please write in English. Ah, zio Franco! Zio Franco, mi traduci quello che sta dicendo? Tu sei in Germania. Backstreet Boys, Take That, Duran Duran. Dovete sapere che ho la mia playlist preferita anni 90 e anni 80 su Spotify, che l'ascolto tutti i giorni, non finisce, si finisce mai di stare bene con quella musica, raga. Soprattutto quando poi ti parte tipo WhatsApp dei Forno Blondes. Cioè. Ciao Eagles! Scusate un attimo, devo vedere una cosa perché vedo le notifiche che vanno, ma non capisco cosa. Io ho paura quando vedo troppe notifiche su Facebook che spuntano qui e lì. Mi viene l'ansia che sia successo qualcosa. Fammi vedere un po'. Oh, ragazzi, mi raccomando, lasciate il like al video, è importante. I Nightwish, fantastici, altrimenti anche io li adoro. Sono sempre stata fissata con Evelyn, tutto l'ascolto. Ah, vedi, che bello. Avete un sacco di passioni in comune.
Direi che invece di fare le ciglia gliele metto proprio alla fine, comincio a fare proprio i capelli. Che il vestito mi sa che ci vuole un po'. Beh, devo ancora. Il limone ancora deve essere mixato. No, devo fare il vestito, raga. Mi spiace, è da fare. Igos, stiamo parlando dei cantanti che non ci piacciono. Assolutamente che ci fanno proprio schifo. Zio Franco, mi traduci quello che sta scrivendo? Esatto. Anni 80-90 forever, sì. Lena, anche tu parli in tedesco? Fantastico, mi traducete quello che sta dicendo? Cioè, tutti che parlano tedesco? Ah, tutti che state andando a dire parlano in inglese se puoi, grazie, grazie ragazzi. Volevo capire che sta dicendo perché sta scrivendo un po' di cose. Cioè, ce la farò per questa live, guardate qui dentro, è durissima. Gianfranco si sta in Germania. Campane che suonano, è fantastico. Parla soltanto, non sa parlare XP che è in inglese, non inglese, giusto? Ciao Roberto! Madonna, la velocità della luce, flash! Nina è rimasta scioccata di come riesco a ammorbidire il fimo in 4,48 in 2 secondi. Cioè il potere tipo le mani da prano terapeuta. L'imbroglio di Giugile per Josh Groban. Ah, io lo adoro, Laura. Tu mi inviti a nozze con Josh Groban. Lo amo. Mi mancherai, amore mio. Fantastico, ragazzi. Oppure c'è. Aspetta, vado lì. Ah, you're still you. Na na na. Quella lì. You're still you. L'area di Bolzano, quindi si parla anche un po' di tedesco in realtà, forse lì, quindi ok. Evanescence, oh mio Dio, fantastici, with Intentation anche io. Io li adoro, Vicky, li adoro, ascolto sempre loro. Ah, fantastica, dizionario. Mi attirerò parole, ma a me non piace che ti peri, ma nemmeno a me, Chris, ma chi piace? Nei suoi dischi che hanno lavorato di Acrici, esatto, ma davvero non prendo una nota nemmeno per me. Amen, Chris, amen. Tu lo sai bene che io faccio le mie battaglie contro i cantanti che sono finti, quindi tranquilla, non ti attiri proprio niente dietro. Non sa cantare, punto. Cioè, tutto fatto a computer, voce, canzoni, qualsiasi cosa. Non ha niente di reale. Ist das dein schon das Beast? Zio Franco, mi traduci che sta dicendo? Poi la rispondi, ti prego. Easy DC, ovviamente, sì. Le ascolto, non conosco tutte le canzoni, ovviamente, ma ho delle playlist dove le ho inficcate in mezzo a varie cose, quindi. Grazie, Roberto. Esatto, Nightwish, Evanescence, With Intentation, ragazzi, quelli sono spettacolari. Ah, è vero, giusto. You raise me up so I can stand mountains. You raise me up on stormy seas. I am man when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. È uno dei miei cavalli di battaglia, non mi è venuto subito. Ciao, Baka Usagi! Cosa stai cucinando, Eagles? Ragazzi, ce l'ho fatta quasi, sta venendo perfetta. Io ho preso i colori a caso, li ho mixati e sta venendo proprio il colore del vestito di Belle. È incredibile questa cosa, sono senza parole. Sto controllando se ho preso tutta la scatolina con i glitter, i pigmenti vari di Sparkly. Guardate, c'ho anche il logo qui, l'ho messo sopra. E è piena. Stamattina ho mandato a prendere i colori nuovi, ragazzi. Voglio solo dire una cosa, andate a dare un'occhiata ai nuovi pigmenti e glitter che ha messo Sparkle Dress Shop questa mattina, perché sono incredibili. Alcuni a tema Harry Potter, proprio dedicati a Harry Potter, e altri no, ma sono spettacolari e vi giuro che farò dei draghi stupendi con questi nuovi pigmenti. Grazie, Eagles!
Keith Urban, bello. I have a spitz too. C'hai uno spitz, non ho capito. Grazie, Vicky. Io ma vediamo anche Nickelback, bellissimi, bravi, anche se ho poi scoperto essere scagatissimi. Eh sì, infatti non se ne caga nessuno, però. Però ragazzi, non mi avete nominato i 30 Seconds to Mars e mi sto arrabbiando. Grazie ragazzi, grazie. Altrimenti, su, forza, non piangere. Ragazzi, ce l'ho fatta in live, ho ammorbidito il fimo. Cosa facciamo oggi in live? Ammorbidiamo il fimo, 3 ore. Non ho fatto in tempo prima, perdonatemi, lo so che vi state annoiando. Allora, il vestito di Belle, c'ha il body e c'ha il cosino a barca, giusto a barchetta, quindi mi servirò della macchina della pasta che è qui. Forse adesso la vedrete anche, sì, la vedete. Fantastica. Sarà super aderente questo body. Ok, fantastico. Arre vuoto, come si dice a Napoli. Io sono sempre single. Perché ha detto sono sempre single? Zio Franco, dille, non lo so, non so che dirle. Rolling Stones, Mike Oldfield, Phil Collins, Beatles, Dire Straits, U2 e Bono. Great, great, great. Thank you, Nieves, for your... Grazie per la tua esperienza musicale, sono bellissimi i gruppi e band. Secondo me è meglio visto di Belle nel cartone o nel film? Titania, questa è una grande cosa che ha messo un po' contro tutti diciamo, i fan del film. A me piacciono tutti e due, sinceramente. Farlo come era fatto nel cartone, farlo nella realtà, era troppo. Sarebbe sembrata tipo una meringa, una bomboniera. Invece con questo era più leggera, poteva muoversi e ballare tranquillamente, quindi... Lady Gaga e Evanescence, ovviamente Gaga sono sempre. Mi metto a fare questo, se non finisco più. Non ho mia compagnia. Se dobbiamo parlare di musica che non piace, i Mars sono mitici, come non amarli. Grande Chris, io li amo. Fra poco esce anche l'album nuovo, non vedo l'ora. Scusate per l'entusiasmo, ma io li adoro. Lo so che saranno in Italia, non ci posso andare questa volta. Ragazzi, mettete il like alla diretta. Zio Franco, che è appena arrivato, vi sta anche già cazziando. Quindi, secondo me, quello dei. Il cartone, ma solo perché dal vivo me lo aspettavo un po' più pomposo e barocco. Eh sì, però sarebbe stato troppo caricarico, secondo me. Però è soggettiva la cosa, ragazzi. Gli devo fare pure le tettine. Gli devo fare, secondo voi? Per me nel film si vedeva tutto quell'autotune. Io ho riso tantissimo. La povera Emma sembrava un robot altrettanto, ma più che altro l'autotune, proprio, ragazzi, a me non mi è piaciuto. È fatto benissimo, per carità. Ma ha proprio un problema di doppiaggio quel film, che a me non è proprio piaciuto per niente. Il body, Berto, non perdere tempo. Le lame, Umbertino. Sì, sono proprio loro. Una figata sul vetro, subito si alza la pasta. Il meringone. Lei è una teenager, una ragazzina. Ah, ok. Ma in sostanza, che cosa sta chiedendo? L'effetto del trucco del film l'ha reso leggero senza perdere il volume. Esatto, è vero. Raga, Emma Watson, ragazzi, è anche magra come non mai. No, io non gliele faccio le tettine, raga. Vi farò un leggero rialzo forse dopo. Sfruttando un po' le balze dello scollo a barca, non lo so, vedremo. Sì, in inglese assolutamente, renderli più green, l'ho rivisto in inglese. È piatto assai, sì, lo so. Ma
parte che diciamo, Luke Evans come Gaston mi ha cambiato la vita, anche io. Luke Evans è stato geniale. Cioè, lui è proprio il personaggio chiave, ha vinto lui tutto. La vedova Winchester deve essere figo. Ah, lei ha FB, Stella Mister. Ah, ed è single. Dille che purtroppo qui non cerchiamo, non è un sito di incontri, ma si crea. Dille così, zio. La chiudiamo un po', se no la devo togliere perché mi dà fastidio. Tutto figo, Red ammazza draghi, esatto. Ma lo ritrovo a Frexara da mattina a sera, ha riso tantissimo. È troppo bello, è bravissimo, bello, è proprio da vedere. Tu lo guardi, è geniale, è stato quello più. Vabbè, anche Gaston, ovviamente. Anche, scusatemi, le tonte. Allora, avevo in mente di fare un po' di balze sotto, come quelle del film. Quindi con un giallo più tenue. Bello alzato. Ma io in realtà vorrei il... Vabbè, il... Perché devo fare la forma del... Ah, eccolo, ce l'ho qui. Anzi, ancora mi devo abituare alla scrivania nuova, non trovo le cose. Per me è tutta una novità. Non devo cucinare il pollo, sappiatelo, ma devo fare la forma della gonna. Per farla stare su. Troppo alta. Quando la metterò a cuocere, insomma. Una storia, sai. No, Lela, poi magari per il momento ancora non l'ho fatto, però devo farlo perché mi stanno arrivando tantissimi pacchi e dare il mio indirizzo a destra e a manca non è il massimo, però lo farò. Poi scrivimi in privato su Instagram, magari mi l'indirizzo, cioè, non so se mi hai trovato, comunque questo qui qua mi trovi, mi scrivi in privato così poi ti dico l'indirizzo. Grazie, oh mio Dio. Ciao Jerry, ho preferito che non del demone del sonno. Guarda loro, che mi sono persa. Ciao Meg, scusami, non stavo leggendo, stavo tutto concentrato. E quindi sto un po' così oggi. Allora. Tale as old as time, true as it can be, barely even friends, then somebody pants. Unexpectedly. Ciao Luciano. Just a little change, small to say the least, both a little scared, neither one prepared, beauty and the beast, never just the same. Carino, non è male Saspax, mi piace molto. Mi piace molto, sinceramente. È una nuova versione diversa. Mi piace molto il letto dove dorme la stanza di Belle, è carinissima in quel film. No, cioè, avevo un po' la curiosità di fare il doppiatore quando ero più piccolino, quando abitavo a Roma, quando avevo 19-20 anni, però non ho mai poi approfondito la cosa. Eagles, dai.
Allora, a me sembra giusto il vestito così, perché poi sarà tutto sbaldanzoso qui davanti. Qui è giusto per mantenere, appunto, mi serve il sottogonna, quello super trasparente con i brillantini, insomma. No, le canzoni sono tutte quante rifatte e trovo una cosa sdegnosa della Disney che abbia deciso di far cambiare i testi. Cioè, non capisco se è un film Disney, perché non hanno lasciato i testi come erano. Veramente è stato brutto, a me non è piaciuto molto perché volevo cantare al cinema, non ho potuto cantare perché i testi erano altri. Come con il musical, è la stessa cosa. È stata la stessa cosa con il musical a Milano, sono andato a vedere, mi hanno cambiato tutte le canzoni. Uffa. Oh. Sì, molto originale, esatto, Lala. Sceneggiatura no, vero. Anche io sono rimasto un po' male per la sceneggiatura, però potevano fare meglio, insomma. Lo voglio più chiaro, deve essere super super leggiadro, deve essere un velo. Zio Franco, mi dici che te stai a dire con questa tizia? Io vorrei capire. Bella la live di oggi, la live dell'ammorbidiamo il fimo. Sì, esatto, è molto particolare, una nuova versione anche lì. Un po' più realistico, se mi passa del treno, non voglio fare la spoiler per chi lo vuole vedere. Esatto, no, sì, assolutamente, molto più realistico. Soprattutto anche la parte, se vogliamo, un po' gay friendly del finale con appunto i tre tizi moschettieri che vuole. Uno di quelli si innamora di Gastone. Di Letonte, fantastico, ragazzi. Quando si veste, quando l'armadio lo veste da donna, è incredibile. Ok, un bel colore ci sta, perché questo qui poi sarà così, giusto? Poi penso alla sceneggiatura, appunto, usando un po' in giro, sembrerebbe essere ispirato a una versione della fiaba popolare. Sì, è ispirato alla fiaba reale. Esatto. Perché se fosse. Prima qui del cartone, qualche frase qua là. Sì, però non erano uguali. Non erano uguali. Cioè, cambiava tanto, secondo me. Ah, ok. Ciao, Cristina! Allo, Cristina! Non so di niente in tedesco, qualcosina. Ma io stavo cantando una canzone da Bella Bestia con te, mi hai lasciato a metà canzone. dove ero rimasto? Did I just the same? It was a surprise. It was before. It was just a show. As the sun will rise. Però tu la cantavi, dove stava la forbice? Questa poco fa. Ce l'ho davanti, vero? Ditelo, ce l'ho davanti. Vediamo questo angoletto e dovrebbe andare perfettamente giù. Non lo voglio troppo attaccare all'alluminio qui perché sennò mi si incolla dopo per staccarla quando mezza cruda, mezza cotta mi si distrugge. Esatto. Gemini Recreation, come hai potuto? Non ti lincio, ma quasi. Tiri la pasta un po' qui, tiri la pasta un po' lì e ti sei fatto il sottovestito. Beh, bravo, bravo. Ormai posso andare a lavorare per Versace.
fare tipo che glielo lascio sotto, poi lo toglierò. Se lo facciamo cuocere una decina di minuti, però il tempo è quasi finito, la live è quasi finita, quindi continueremo con i capelli nel frattempo, poi lo vedrete magari più in là. O lo finisco di creare venerdì con voi, oppure farò un video apposta dove finisco di crearlo. Vedremo, vedremo, miei fanciulli della Humans Family. Alice è fantastica, ragazzi, cioè proprio. Ma no, però posso fare una cosa, oggi sto esaurito, oggi sto proprio out. Possiamo fare almeno la spalla, come si chiama, la scollatura a barchetta. Con eventuale seno, che lei è piatta, ragazzi, cioè non gli posso fare il seno se non ce l'ha. Ricaviamo da questa situazione qui, ma giusto un po'. Oramai siete lanciati in una conversazione unica, fantastici, vi adoro, ragazzi. Hai ragione, zio Franco. Sì, Deadpool è grandioso, ragazzi. Bella, si è rivoltata nella tomba.
Alice Madness, Alice Madness, sì, è fighissimo, ma non ho mai giocato, ragazzi. Però conosco tutti i personaggi perché me ne hanno parlato tantissime persone, sono andato a vederli, cioè sono stati rifatti in una maniera incredibile. Perdonatemi se farò i capelli di Bella un po' più lunghi, ma io l'ho sempre immaginato con capelli lunghissimi. Non so perché, ma la adoro così, da sempre. Sta cosa di alluminio stanno ovunque. Anche Loki, il personaggio di Loki è bellissimo, ragazzi. Io, per esempio, non ho visto ancora l'ultimo Thor e devo vederlo assolutamente. Avevo dimenticato l'orecchio! Ah, quindi dovrebbero fare anche la parte di Alice di quando è al manicomio. Non avevo sentito nulla su questa parte della storia che avrebbero rifatto, insomma. Spero di sì, perché è molto interessante. Oh, manca poco e finiremo la live. Infatti sono un po' stanco, il collo mi pesa, ragazzi miei. Non sono per niente abituato a stare di nuovo così a lungo, insomma. No, tu no, devi essere più sottile. No, ma sbattiamo le porte ogni tanto. Esatto, altrimenti sono d'accordissimo. Io vi leggo, sto commentando proprio perché sto cercando di fare più bella possibile, fin dove riesco. Poi volevo farle, non mi ricordo, sia tipo i ricciolini vicino alle basette, insomma. Anzi, bella le basette, punto.
Basta, deciso. Bella le basette. Ciao, Jerry. Tanto ho finito. Ciuffo fotobomber. Ciuffo. Eccolo il ciuffo fotobomber. Ragazzi, mi fa male il collo. Vi devo mollare. Adesso ve la metto un po' più vicino alla cam, così la vedete meglio. La nostra Belle. Cercherò di terminarla appena sto un po' meglio. Mi pesa il collo tantissimo. Però sta venendo carina, dai. Niente male, eh? Sono felice e abbastanza soddisfatto al momento, quindi tutto può andare meglio. Direi che è il momento di far partire la nostra sigla e ci dobbiamo salutare. Ragazzi, allora, l'appuntamento con la live ritorna venerdì. Questa settimana ho fatto solo live perché comunque sono un po'. Non riesco a fare video montati, eccetera, eccetera. Grazie di cuore per essere stati con me questa bellissima oretta. Mi fate stare sempre meglio, sappiatelo. Quindi vi dimostro di nuovo bello da vicino. Sembra carina. Aniretax, ciao! Family, ci vediamo venerdì alle 17 con un'altra live. Non so se termineremo lei o la terminerò da solo, però qualcos'altro faremo e sicuramente ci divertiremo. Fotobomber ciuffo. Ciao a tutti, grazie ragazzi, grazie mille, vi voglio bene, vi adoro. Grazie, 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 grazie. E niente, oltre c'è anche il nasone. Un bacio e acchiappatevi. Ciao!